Ciao! Allora, oggi vi propongo questa video ricetta. Era da un pochettino che non postavo ricettine, appunto, e sapete che cucinare è una delle mie tante passioni. Ho tantissimi ricettari a casa, mi piace veramente tantissimo trascorrere un po' di tempo in cucina a sperimentare cose nuove oppure a riprodurne di altre. E oggi vi propongo appunto la realizzazione di questi panini al sesamo che sono qualcosa di spettacolare. Sono facilissime e velocissime da realizzare, vi daranno tante soddisfazioni e vi assicuro che con un velo di marmellato oppure con un pochettino di Nutella sono veramente una bomba. Quindi nel box informazioni vi lascio tutti gli ingredienti per realizzare questi panini e riassumo velocemente anche i passaggi qualora nel tutorial non dovessero essere molto chiari. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete provato a fare questa ricetta, come vi sono venuti oppure se avete qualche consiglio, qualche suggerimento per migliorare la ricetta che vi propongo io. Vi ricordo che nella pagina del mio canale, nella playlist La Tubo Cucina, potete trovare altre ricette che ho pubblicato. E niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, come vedete, io ho già disposto la planetaria con il gancio, quello apposito per gli impasti del pane. Quindi adesso cosa vado a fare? Vado a mettere la farina all'interno della mia ciotola e insieme alla farina verso l'acqua tiepida e insieme verso anche il latte tiepido dove ho fatto sciogliere il nostro cubetto di lievito. E così cominciamo a far impastare il nostro composto. Ora che il nostro impasto si è amalgamato, andiamo ad aggiungere il sale e anche il burro e poi continuiamo a far lavorare per un paio di minuti alla massima velocità. Ok, come potete vedere l'impasto sta continuando a lavorare. Vi ricordo che adesso abbiamo aggiunto 20 g di burro, il cucchiaio di sale e un pizzico di zucchero. Comincio a far lavorare alla velocità più bassa e poi pian piano scalo fino ad arrivare alla velocità più alta e a far impastare veramente per bene il nostro composto. Eccoci qua, una volta che l'impasto si è completamente attaccato al gancio, vuol dire che è pronto, non ha più bisogno di essere lavorato. Voi ovviamente toccate anche un pochettino l'impasto con le mani, sentite che sia bello morbido, che sia bello liscio, che si sia tutto amalgamato e dopo aver fatto questo andiamo a disporre il nostro impasto all'interno di una ciotola dove io ho messo un pochettino di farina dentro e lo faremo lievitare qua dentro per un'ora coperto da un panno. Adesso vi faccio vedere come lo sistemo io. Eccoci qua, ho formato una bella palla liscia omogenea, o almeno ho cercato di renderla il più omogenea possibile, e adesso vado a coprirla con un canovaccio e la metto in forno con la luce accesa a riposare per un'ora, in modo che la luce fornisca un pochettino di calore all'interno del forno e la lievitazione possa avvenire più velocemente. Adesso prendiamo il nostro impasto, lo dividiamo in quattro parti uguali e da ogni parte andiamo a ricavare una piccola pagnottella. Vi faccio vedere come. Tagliamo in quattro parti. Usate un coltello seghettato, che è quello proprio indicato per tagliare il pane sia da cotto che da crudo. E vedete che così avrete ricavato quattro spicchi. Gli andiamo a dare la forma del panino.
magari le lavorate ancora un pochettino così con le mani, in modo da creare proprio la forma del panino. Ora li incidiamo, facciamo una bella croce sopra ognuno dei nostri panini. Uno, due, uno e due, uno e due. Li copriamo nuovamente con un panno e li lasciamo lievitare ancora per un'ora. Questa volta potete lasciarli a lievitare anche fuori dal forno. Ok, avete visto che belle come sono lievitate? Sono diventate veramente grandissime. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a prendere il bianco dell'uovo, lo sbattiamo all'interno di una tazzina e andiamo a spennellare le nostre pagnottine con il bianco dell'uovo, in modo che poi durante la cottura prendano un bel colorito, e dopo ci mettiamo sopra i semi di sesamo. Ecco qua i nostri panini al sesamo, sono pronti per andare in forno, li inforniamo a 180 gradi per 20 minuti con il forno ventilato. Sono fiera dei miei panini, guarda che bello. E questo è il risultato finale dei nostri panini, devo dire che sono veramente bellissimi e ovviamente buonissimi.